È un viaggio nel tempo di oltre 500 anni, quello di Teggiano, comune salernitano, con la rievocazione storica alla tavola della principessa Costanza, fino a questa sera. Rino Genovese. Ma lei non paga in euro? No, io pago con dei coronati del XV secolo. Si paga con coronati, torresi e tarì nell'antica Diano. 1480, la bellissima principessa Costanza, figlia del granduca di Urbino, sfila tra musici, sbandieratori e menestrelli. Ha da poco sposato Antonello Sanseverino, signore del posto e principe di Salerno, e nobili e popolani arrivano da tutto il circondario per renderle onore. Uno dei cortei storici più suggestivi d'Italia, quasi 500 figuranti con abiti riprodotti dagli artigiani locali. Siamo a Teggiano, la città delle 13 chiese, patrimonio UNESCO che da 25 anni ad agosto si trasforma nella medievale Diano, con la tavola della principessa Costanza. È uno straordinario attrattore turistico, è una rigorosa ricostruzione delle pagine più belle della nostra storia ed è un'occasione per visitare stupende chiese, straordinari monumenti di una città che tra l'altro è patrimonio dell'umanità. Meraviglie d'arte e percorsi storici come lo spettacolare assalto al castello normanno, tra le cui mura nel 1485 fu tramata la congiura dei baroni, simbolo della ribellione dei Sanseverino alla monarchia aragonese, ma che mai nessuno nei secoli è riuscito ad espugnare.